Benvenuti amici a questa nuovissima puntata di Chef e Chef. Chef e Chef vi porta in giro per le Marche a conoscere tantissimi ristoranti, tantissimi piatti. Oggi siamo ad Ancone, alle mie spalle ho il Caffè Giuliani. È una location storica che tra pochissimo scopriremo. Quindi io direi a questo punto di andare a conoscere il titolare, Michele Zannini. Che dite? Venite con me? Ciao Michele. Ciao, buongiorno, ciao. Ciao, benvenuto a te in puntata con Chef e Chef. Senti, sei pronto per questa esperienza? Assolutamente sì, cioè abbiamo tutto già pronto in cucina, gli chef sono già pronti, i fornelli già accesi, già caldi, quindi possiamo iniziare. Beh, benissimo, allora direi che se il piatto è pronto per andare in sfida, andiamo a conoscere gli chef. Benissimo, andiamo. Ed eccomi qua, amici carissimi. Allora, io sono arrivata a Senigallia e intanto si è fatto sera. Abbiamo con noi qui un cagnolino che sta abbaiando, come se lo state sentendo, perché anche lui è interessato al prossimo ristorante. Siamo qua, come vi dicevo, a Senigallia, alla Trattoria da Adamo, a conoscere altri gusti, altre specialità e quindi a conoscere il prossimo protagonista. Io direi che adesso è arrivato il momento quindi di andare a conoscere i titolari, Francesca e Marco. Venite con me! Eccomi qua quindi con Marco e Francesca. Benvenuti a Chef e Chef. Grazie. Grazie. Allora Marco, sei pronto per mostrare al nostro pubblico a casa il tuo piatto? Certamente. Seguitemi in cucina. Benissimo, e io invece con Francesca, che poi mi farà vedere un po' la location, che già qualcosa ho visto, vero? Certamente, sì. Bene, allora io direi di andare in cucina. We'll be right back.
Ed eccoci qua finalmente con il protagonista della puntata. E di nuovo con Michele mi presenti gli chef che sono qui con noi. Senz'altro, ciao Monica, grazie. Oggi abbiamo qui con noi Medric Reyes e Elisa Campanella, che hanno preparato insieme questo piatto adatto alla stagione, visto che noi cerchiamo sempre di puntare sulla stagionalità dei prodotti. Questo è il periodo del tartufo nero uncinato e quindi abbiamo preparato questo piatto con i passatelli fatti a mano con il tartufo nero uncinato. Benissimo, e io voglio chiedere allora ad Elisa un po' più il dettaglio di questo piatto. Allora, buongiorno a tutti, l'impasto per i passatelli è molto semplice, viene fatto, adesso vi do una ricetta per circa 4-5 persone, 150 grammi di pane grattugiato, 150 grammi di parmigiano, circa 70 grammi di farina, 3 uova, il tutto viene impastato, deve risultare un composto abbastanza denso, abbastanza compatto, e con l'aggiunta chiaramente di un pochettino di scorza di limone, sale quanto basta, un pizzico di noce moscata. A questo punto vengono fatti i passatelli, che vengono cotti in un brodo di carne abbastanza leggero, e poi vengono saltati in padella con una crema di parmigiano e burro, e infine viene aggiunto il tartufo nero uncinato. Quindi torno da Michele, che mi parla di altri piatti e di quello che fate qui al ristorante. Certo, guarda, noi siamo un locale a 360 gradi, perché apriamo la mattina alle 7 e chiudiamo la notte alle 2. E partiamo dalle colazioni, quindi con la preparazione dei cappuccini, utilizziamo tutti i vari prodotti che vengono richiesti dalla nostra clientela, quindi sia latte di soia, che latte normale, che latte senza lattosio. Poi dalle 11:30 in poi diventiamo un American Bar per quanto riguarda gli aperitivi, da mezzogiorno e mezza in poi diventiamo ristorante, il pomeriggio ci trasformiamo nuovamente, siamo una sala da tè, una caffetteria e cioccolateria, per ritornare nuovamente American Bar per gli aperitivi serali e poi ristorante nuovamente alla sera. Un altro fascia orario, diciamo, in cui stiamo lavorando tanto con i giovani, con i ragazzi, è dopo la mezzanotte, perché siamo diventati anche un punto di incontro per tutti i giovani per il dopo cena. Il Caffè Giuliani sta in Corso Garibaldi, siamo alla fine dell'isola pedonale, di fronte al Teatro delle Muse e di fronte al porto. Io colgo l'invito che hai fatto ai nostri amici e saluto i nostri amici da casa con i nostri amici del Caffè Giuliani, e grazie. Eccomi qua di nuovo in questa bellissima location Trattoria d'Adamo. Nuovamente con me ho Marco e Francesca. E vado subito da Marco, che così mi spiega che cosa abbiamo fatto in cucina e parlare quindi del nostro protagonista. Beh, buonasera. Abbiamo fatto praticamente il nostro coniglio in porchetta, un piatto della tradizione marchigiana. A differenza proprio della tradizione, noi lo facciamo dissossato. Quindi abbiamo dissossato i nostri conigli, li abbiamo conditi con finocchietto selvatico, per la precisione fiore del finocchio, e poi l'abbiamo messo a cuocere in forno per un'ora e 10, un'ora e un quarto circa, ha fatto raffreddare e tagliato. Per quanto riguarda il piatto, abbiamo concluso, è un piatto semplice, ecco, e tradizionale. Noi siamo un po' alla riscoperta della tradizione, facciamo prettamente cucina marchigiana, utilizziamo solo materie prime marchigiane. Tutto fatto in casa, dal pane, la pasta, dolci, qualsiasi cosa, facciamo tutto quanto, lavoriamo solo esclusivamente con, ecco, con materie prime regionali, proprio per valorizzare i nostri prodotti. E qua possiamo vedere, partiamo da un classico antipasto, il nostro tagliere d'Adamo, con salumi e formaggi sempre della zona, dal salame di Fabriano, il nostro pecorino, la coppa di testa, che difficilmente si trova in giro, ma quella noi la facciamo, piada e sformatino di verdure, marmellatine uguale fatte da noi, la marmellata per accompagnare i formaggi, e poi passiamo ai nostri tagli di vitellone, vitellone IGP, sempre razza marchigiana, troviamo fiorentina, filetto e entrecot, possibilità di fare tagliate o quello che uno preferisce. Per poi concludere con un tiramisù che lo facciamo al momento anche quello, quindi per allergici, intolleranti o qualsiasi cosa, chi non lo vuole al caffè, lo vuole frutti di bosco, paradossalmente lo possiamo fare. Passo da Francesca, che invece mi parli un po' della location.
Sì, allora questo è uno dei ristoranti storici di Senigallia, è una delle licenze più vecchie, esiste proprio dagli anni 30. Sì, e noi l'abbiamo rilevata circa un paio d'anni fa. E esistono anche le camere sopra come affittacamere, pochissimi le conoscevano e noi abbiamo deciso di unificare le due attività proprio per dare un valore aggiunto a entrambe. Abbiamo anche tutto lo spazio all'esterno, quindi si presta bene anche per fare serate, anche con bar, musica dal vivo. E d'inverno facciamo sempre delle serate con musica dal vivo, ma un pochino più soft ovviamente, anche in collaborazione con la scuola di musica che è qua vicino, la Bettino Padovano, che ci manda dei ragazzi veramente molto bravi, anche con strumenti particolari come il violino, cose così. E sì, facciamo queste serate un po' più soft, un po' più blues, jazz, cose di questo genere, sì. Benissimo, beh, allora io direi che ci siamo, dopo aver conosciuto anche questo protagonista, un saluto dalla Trattoria d'Adamo e a presto con Chef e Chef. E chiudiamo anche questa puntata in compagnia di questi meravigliosi piatti. Anche in questa puntata abbiamo visto due bellissime realtà, da Ancona a Senigallia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata per un buon inizio di questo 2018 con Chef e Chef.